doppia sfida per il Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni comunali a Roma e a Milano. La corsa alle candidature è ancora tutta da giocare. Nella capitale il Movimento di Grillo, secondo i sondaggi, sarebbe in testa e il candidato preferito dai romani sarebbe Alessandro Di Battista, che però, secondo le regole del Movimento 5 Stelle, non potrebbe essere presentato. Per le candidature adesso girano i nomi di Virginia Raggi, Marcello De Vito, Enrico Stefano e Daniele Frongia, ma se ne potrebbero aggiungere anche altri. Ammessi, secondo le indiscrezioni, gli iscritti al movimento, ma la corsa potrebbe essere aperta anche ai non militanti in altri partiti e soprattutto a chi non ha riportato condanne penali e non ha assolto in precedenza più di un mandato elettorale. Il candidato sindaco ufficiale dunque verrà deciso sul web attraverso le consultazioni online come nel 2013. E se a Roma i 5 Stelle calcheranno un modello già utilizzato con le Quirinarie, a Milano si cambia musica, o meglio si guarda ad un format che arriva proprio dalla musica. Questa sera dalle 20 alle 23 nella zona 3 di via Sansovino gli 8 candidati 5 Stelle si presenteranno sulla scia di un noto talent canoro. 3 minuti è il tempo a disposizione dei candidati per spiegare chi sono, dove hanno lavorato e per cosa vogliono impegnarsi, e altri 3 minuti saranno invece utilizzati per la graticola, ovvero le domande che provengono dal pubblico. A Milano la novità è quella di una votazione effettiva. Domenica prossima gli elettori si troveranno di fronte ad una scheda da compilare secondo un complicato sistema di calcolo per il quale il singolo elettore potrà esprimere una propria classifica di gradimento dei candidati in lista. La decisione di non far ricorso al voto online è stata soprattutto tecnica. Non è possibile infatti dare la preferenza digitale perché il metodo di votazione non è supportato dalla piattaforma internet, il web, che si rivolta contro se stesso. Così la scheda, ma le elezioni amministrative, le prossime elezioni amministrative sono considerate un vero e proprio esame di maturità per il Movimento 5 Stelle. Ne vogliamo parlare con la nostra ospite di Checkpoint, Carla Ruocco, che saluto e ringrazio. Buonasera. Buonasera. E Carla Ruocco, che è il volto femminile, lo dobbiamo sempre ricordare, il comitato operativo del Movimento 5 Stelle, cioè una punta di diamante del Movimento 5 Stelle. Con lei, in quello che giornalisticamente viene chiamato il direttorio, ci sono Di Maio, Di Battista, Fico e Sibilia, ma insomma siete voi che in qualche modo avete il polso del Movimento, un polso che batte bene, batte in maniera positiva nell'ultimo periodo a seconda di quello che si dice nei sondaggi. Sicuramente è stata premiata la nostra coerenza e la nostra onestà. Il Movimento 5 Stelle, io ci tengo a dirlo, è comunque un movimento che parte dal basso, quindi i protagonisti sono i cittadini, è questo quello che rende il movimento vincente, non lo dimentichiamo mai. E anche in questa tornata amministrativa questo verrà assolutamente confermato dalla scelta dei candidati e da appunto la corsa per chi poi sarà il portavoce a livello di sindaci, insomma sia di Roma, di Milano. Lei sa che però nelle fasi della maturità un filtro, un tramite tra quello che vogliono e desiderano i cittadini e quello che richiede il mondo della politica è necessario. Voi vi state prestando, diciamo, il vostro ruolo in prestito, ma a fare questo tramite. Ma noi ci definiamo portavoce, questo sicuramente è un modo molto consono di definirci, infatti siamo comunque sempre a contatto con le persone, siamo nelle piazze, siamo presenti in mille modi e tra l'altro la rete in questo ci supporta e ci aiuta perché come ben sappiamo c'è una relazione sempre molto diretta con le persone che vogliono essere rappresentate all'interno delle istituzioni. Molto spesso si discutono proprio i progetti di legge con le persone interessate proprio sul territorio e poi si portano nelle istituzioni, nel Parlamento, e questo è stato uno dei punti nostri di forza, oltre al fatto di condividere tantissimi progetti. Ricordiamo che sono partite circa 500 imprese grazie al taglio dei nostri stipendi, quindi alla fine è un rapporto sempre costante e diretto con chi ci vota e con chi non ci vota, possiamo dire, comunque con i cittadini. Diciamo che poi vi ha dato una grande mano, mi pare che vi stiano dando una grande mano anche la politica tradizionale, con i guai combinati a Roma, col caso Marino, ma anche con una incertezza molto forte su Milano. Abbiamo presentato prima nella nostra scheda le modalità con le quali sceglierete i candidati in queste due città. Sono due sfide fondamentali forse per il vostro futuro politico.
Sicuramente a Roma quello che abbiamo vissuto, quello che vivono i cittadini romani è agghiacciante. Una classe politica capitanata dal PD che ha completamente fallito, miliardi di euro di sprechi. Si pensi che a Roma soltanto l'addizionale IRPEF, 200 milioni all'anno per un numero indefinito di anni praticamente, servirà a pagare i debiti di questa classe politica che deve assolutamente essere congedata il prima possibile. Bisogna che nelle istituzioni entri persone oneste, persone coerenti e cittadini che fanno veramente gli interessi della cittadinanza e diano un futuro a questa città. Questa è la cosa più importante che ci preme per Roma. Per questo motivo, come dicevo, noi candideremo comunque delle persone che sono vicine a questi problemi. Ovviamente i nostri consiglieri capitolini che hanno fatto un grandissimo lavoro di trasparenza, tantissime proposte in questi anni, che tra l'altro se fossero state già prese in considerazione dalla Giunta Marino avrebbero già fatto risparmiare decine di milioni di euro di sprechi attraverso appunto le loro mozioni presentate al Campidoglio, ecco che questi ragazzi, questi quattro consiglieri capitolini saranno sicuramente presi in considerazione fortemente dal movimento, chiaramente, per l'esperienza anche che hanno accumulato e per quello che hanno dimostrato. Ma non le sembra, da un certo punto di vista, una rinuncia un po' troppo veloce quella alla candidatura possibile di Alessandro Di Battista? Perché i sondaggi avrebbero sancito che sarebbe il preferito dei cittadini romani alla successione di Marino. Voi però avete una norma interna che non prevede la candidabilità a sindaco di un esponente parlamentare. Le sembra una Noi scelta? abbiamo, sì, abbiamo sicuramente una norma interna che rispettiamo e quindi Alessandro in questo momento, Alessandro Di Battista è durante il suo mandato parlamentare e quindi quello è chiamato a fare e continuerà. Però quello che vorrei sottolineare è che la cosa importante è il programma. Noi abbiamo delle idee molto chiare per Roma. Pensi che abbiamo individuato già 1 miliardo di euro di sprechi che potrebbero essere subito reimmessi nel circuito produttivo per dare dignità e decoro a questa città. Parlo dei trasporti pubblici, parlo del decoro urbano, della nettezza urbana. Quindi sono dei progetti importantissimi per le imprese, per la defiscalizzazione. Allora, davanti a tutto questo, il nome poi specifico della persona rispetto ai problemi che ogni giorno si trovano ad affrontare i cittadini diventa relativo, fermo restando che appunto sarà una persona onesta che verrà presa appunto all'interno della cittadinanza, Mi quindi permetto, incensurata, come no, dicevamo, con i certamente, nostri esatto. sistemi, assolutamente sì. Mi permetto di dissentire in parte, perché quando c'è un voto amministrativo la faccia, il volto di chi poi viene candidato conta e come, l'avete imparato anche voi alle tornate amministrative. In una città come Roma poi un'immagine ha un suo peso, al di là del fatto che voi fate una scelta di programma, giustamente, e mi pare lecito anche di fedina penale completamente, diciamo, trasparente, però insomma non tutti gli Ma esponenti guardi, il politici hanno lo volto ci stesso sarà, ci appeal. mancherebbe altro, però quello che io voglio dire non è che non esiste un volto e non ci sarà un volto, volevo semplicemente puntualizzare che non è la prima cosa di cui i cittadini devono preoccuparsi nel momento in cui ci sono programmi e persone credibili realmente portavoce di queste istanze e di questi programmi. Questo deve essere il nocciolo della questione. Quindi noi ci siamo fortemente concentrati su quelli, grazie appunto anche all'aiuto e alla conoscenza proprio dei dati contabili dei nostri consiglieri, ci siamo concentrati su quello e abbiamo riscontrato moltissime azioni da intraprendere appena insediati. Dopodiché, per il volto c'è il tempo richiesto, necessario, per comunque avviare tutta quanta la procedura di candidatura. Diciamo che in filigrana la sua è anche una polemica, una critica a chi si è occupato solo di facce e poco di programmi, e mi pare che insomma, gli esempi ne abbiamo visti a sufficienza, no, fino adesso. Assolutamente sì, infatti il nostro è proprio un ribaltamento della politica, non è più una politica del Deus ex machina a cui ci si affida, ma sicuramente una politica di tipo partecipato dal basso. E quindi in questa versione, in questo senso, sicuramente il programma è il centro della situazione. Dopodiché poi i nomi che fanno per quello che riguarda gli altri gruppi
politici veramente poi lasciano perplessi più che mai, insomma, circolano dei nomi per quello che riguarda gli altri che veramente lasciano intendere che la continuità sarà assicurata. Quindi noi auspichiamo assolutamente che finalmente ci sia un governo nuovo per questa città che lo merita, merita di avere un futuro. E invece lei cosa sente dire sulla corsa milanese? È un po' diversa perché su Roma appunto abbiamo citato i sondaggi che vi danno in ampio vantaggio, comunque in vantaggio. Milano ha un'altra difficoltà perché sia il centrodestra che il centrosinistra si stanno un po' confrontando con l'eredità politica di Pisapia, c'è una Lega molto, molto forte che in qualche modo limita anche forse il consenso del Movimento 5 Stelle perché convogliano lì un po' di insoddisfazioni dei cittadini, è un po' diversa forse il voto di Milano da quello di Roma anche per questo, certamente anche su Milano però voi avete aspettative e possibilità di inserirvi nella corsa. Sì, perché anche a Milano, anche a livello del Consiglio regionale, i nostri consiglieri hanno fatto un ottimo lavoro e quindi anche lì, anche in Lombardia, i cittadini se ne sono accorti e ci stanno premiando. Tengo a precisare che però, anche se la metodologia tecnica può essere diversa, però il sistema della graticola, di farsi conoscere a chi poi ti dovrà dare il voto in maniera libera e aperta alla cittadinanza, è comunque confermato anche su Milano. Democrazia 2.0, democrazia web, come l'avete chiamata varie volte. Web, ma anche molto, molto a contatto diretto. Io vengo, certo. Sono reduce da un fine settimana in cui sono stata sul territorio, proprio molto presente ai problemi dei cittadini, sono stata vicina agli alluvionati, quindi non è soltanto, assolutamente no, non è un discorso di stare dietro i computer in maniera assolutamente schermata, ma il web proprio è un mezzo tecnico per poi realizzare un progetto che però è strettamente ancorato proprio ai territori. Del resto qualcuno ha scherzato sul talent dei vostri candidati, ma basti pensare agli Stati Uniti dove i dibattiti preelettorali sono strutturati su quella formula dei 3 minuti delle risposte dal pubblico, quindi insomma... Io auspico che smettano presto di scherzare le persone che scherzano sul Movimento 5 Stelle, perché stiamo dando prova che chi ha scherzato si sbagliava enormemente e che siamo veramente i garanti in qualche modo delle istanze dei cittadini all'interno delle istituzioni, quindi non è bello scherzare su un movimento che in questo momento rappresenta un'alternativa reale e un futuro per questo paese. Sì, certamente rivendica con orgoglio anche un consenso importante che poi non è sceso nonostante, no? Si ricorderà che molti vi avevano detto, beh, insomma, dopo la tornata elettorale, grande successo, il 25% scenderete, c'è stata sì una flessione, poi c'è stata una risalita, poi come per tutti i partiti, ma insomma siete all'interno dello scenario politico con grande forza, lei dice lo rivendichiamo questo ruolo. La nostra caratteristica ed anche la nostra forza è stata anche quella di non stare dietro ai sondaggi. Ci sono stati sicuramente dei momenti in cui abbiamo faticato a chiarire il messaggio che stavamo portando all'interno delle istituzioni, cioè c'è stata una difficoltà a livello mediatico di far filtrare quello che era il Movimento 5 Stelle appena entrato nelle istituzioni. Però poi tutto questo si è chiarito e quindi la verità è venuta a galla e quindi la nostra coerenza ad oggi è premiata. Ecco, parlavamo prima di Milano. A Milano, oltre che con l'eredità politica del sindaco, dovete confrontarvi con un'altra realtà, l'eredità di Expo. Voi siete stati, il vostro leader, diciamo, la vostra guida Beppe Grillo è stata molto molto critica nei confronti dell'operazione Expo. La campagna di stampa successiva all'Expo è un po' modificato il giudizio complessivo sull'esposizione universale, oggi si parla di un grande successo, il vostro parere però non è modificato rispetto alle critiche iniziali. No, guardi, io sono abituata a vedere i bilanci e per quello che riguarda l'Expo ancora non si è visto un bilancio definito, quindi si tratta di chiacchiere che parlano di un grande successo, parliamo di numeri, 18 miliardi circa di investimenti in un paese in cui ci sono ampie
zone che ancora hanno problemi idrici, che ha un patrimonio culturale ed archeologico in abbandono. Allora ci si domanda se 18 miliardi di euro effettivamente siano investiti bene per un'area che adesso dovrà essere addirittura bonificata, oppure se con questa immensa cifra si poteva veramente risanare e rilanciare l'intero paese Italia attraverso una capitalizzazione sul territorio di questa massa immensa di denaro. Quindi il fatto che in televisione o in giro si dica che sia stato un gran successo senza alcun supporto di numeri, o meglio, con questi numeri così ingenti, ancora non giustificati, veramente non ci convince per nulla. Beh, del resto lei sa che su questo c'è il tema proprio dei grandi eventi, delle grandi iniziative, che c'è il tema del giubileo. Guardi, però i grandi eventi non hanno mai avuto poi una... Sono degli eventi che servono nel brevissimo periodo come vetrina politica, però l'Italia si sviluppa e cresce su un lavoro costante e quotidiano. Io penso ai dissesti idrogeologici, penso, come dicevo, al patrimonio artistico, culturale, all'agricoltura. Quelli sono investimenti che magari sono meno vistosi nel breve periodo, ma che danno molto alla popolazione e soprattutto allo sviluppo e al futuro del paese. Perché quando si investe in agricoltura, in agroalimentare, nelle nostre bellezze turistiche, all'interno dei territori e capitalizzando, migliorando i territori stessi, si fa in modo che le persone vivano in contesti migliori per se stessi e per la propria salute. E noi siamo per la salute dei cittadini, non per i grandi aplomb dinanzi ai media, perché quello lo lasciamo da parte. Basti pensare alle immagini che abbiamo visto e che vedremo per tutta la giornata della situazione in Calabria, o quello che abbiamo visto a Benevento. Io sono stata in Campania, come dicevo, lo scorso fine settimana, e paragoniamo questi 18 miliardi di cui parlavo a 200.000 euro che servirebbero a mettere in salute in qualche modo un'intera rete idrica della Val Calore, che è una zona della sud della Campania. Quindi 200.000 euro per far arrivare l'acqua a molti paesi, e a fronte di 18 miliardi di euro per un grande evento. Cosa si potrebbe fare a quel punto, ci si domanda, con 18 miliardi in questo paese? Veramente sarebbero cose talmente immense che una grande opera al confronto impallidisce. E ricordiamolo che gli unici politici, tra l'altro, che hanno fatto qualcosa di concreto per gli alluvionati e per il territorio, siamo stati ancora una volta noi che, grazie ai nostri consiglieri campani, abbiamo donato 100.000 euro dei nostri stipendi per la ricostruzione di una scuola. Quelli sono ragazzi che potranno continuare ad investire nel loro futuro, con 100.000 euro del taglio dei nostri stipendi. Vorremmo che qualcuno, invece di deriderci a volte degli altri gruppi politici, ci imitasse. In questo, guardi, non ci ha mai imitato nessuno. Beh, insomma, è un po' complicato per gli altri seguirvi su quella strada, immagino. Finché si tratta delle chiacchiere è semplice, quando si tratta di mettere mano al portafoglio, alla fine ci si astiene. Senta, abbiamo ancora un minuto, sono sicuro che, diciamo, ci sono altri numeri sui quali lei non è molto convinta, perché insomma il parere del Movimento 5 Stelle lo conosciamo, ma mi interessava il suo parere competente, essendo lei venendo da una formazione economica, quella sulla finanziaria, perché anche lì le risorse, insomma, che ci sono o non ci sono, il gioco delle tre carte e le risorse magari non l'ha convinta in pieno. Innanzitutto, ancora una volta, il taglio delle tasse, per carità, encomiabile, della prima casa, si riversa comunque sui servizi sanitari ai cittadini, a disposizione dei cittadini, quindi si pagheranno comunque in termini di servizi sempre più scadenti e di qualità inferiore. E poi questo cosa può comportare e comporterà, dato che gli enti poi territoriali riceveranno minori risorse, un aumento
aumento della tassazione poi a livello locale. Quindi siamo al gioco delle tre carte. Oltre a dire che comunque la finanziaria è una finanziaria di rinvii, cioè tendenzialmente aspetta che piova, perché sono dei provvedimenti che si basano tendenzialmente su deficit, su debiti che poi dobbiamo in qualche modo ripianare. Quindi non risolve assolutamente in maniera strutturale i problemi, né identifica un piano concreto e lungimirante di investimenti. Se voi volete rinnovare la politica, quella finanziaria non è un buon rinnovamento, perché ripercorre un po' quelle finanziarie che si facevano tanti anni fa, le risorse si troveranno, intanto si fanno le misure. Ma guardi, il problema è anche un discorso di trasparenza, di onestà. Si potrebbero tirar fuori tre finanziarie per quello che costa la corruzione oggi in Italia. Il 40% in più sugli appalti pubblici viene e il ricarico proprio a causa anche di meccanismi di corruttela e corruzione. Su 25 miliardi che costano gli appalti, immagini che cosa significa ogni anno recuperare questa immensità di soldi. Trasparenza, correttezza, etica. Questa è la nuova politica, questo è quello che serve ai cittadini. E ne parliamo purtroppo ogni giorno di questi scandali. Io ringrazio Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle, che è stata nostra ospite oggi al Checkpoint. Vi ricordo che le puntate le potete vedere sul blog checkpoint.tgcom24.it. Vi do come sempre l'appuntamento a domani con la nostra trasmissione e vi lascio con l'informazione del nostro canale All News.